Aspetta che a me mi si... Signori, ci siamo? Iniziamo? Direi che è arrivato il momento di iniziare. Ok, dovrei essere tornato. Mi sentite adesso? Adesso mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? A posto, perfetto. Allora possiamo riniziare, ragazzi. Sto facendo un casino con le schede che non ve lo immaginate nemmeno. Benvenuti a questa prima puntata dei Table Game Live Championship. Saranno quattro squadre agguerrite che tra poco vi presenterò. Quattro giochi, quattro serate. Due questa settimana, alziamo un altro po' se possibile il volume. Certo che si può. Meglio così? Ok. Allora, quattro serate, quattro giochi diversi. Questa sera iniziamo, come avrete visto dal titolo, con Trivial Pursuit. Ma è arrivato il momento di presentarvi innanzitutto le squadre. Poi passerò alle regole specifiche di questa competizione. Chat, mi raccomando, conto su di voi perché ci sarà bisogno di voi, soprattutto su alcune domande impossibili. Pronti? Allora, è arrivato il momento delle squadre. Signori e signori, vi presento ufficialmente le squadre di questo torneo. Un attimo che devo fare uno switch di qua. Di qua. Dovevo fare questa cosa qui. Ok, allora ecco a voi la squadra. Ecco a voi le squadre. Adesso dovrebbero comparire tutti, signori e signori. Sono in onda tutti i nostri spettatori. Grazie Suodabin, grazie Sara di esserti iscritta. Ragazzi, ma c'è Team Dive sta spopolando. Allora, dovreste vedere i nostri eroi. E dovreste vedere i nostri eroi e direi di cominciare, prima le signore, dalla squadra delle commercialiste. Signore e signori, aspettate che vedete il tavolo di gioco e non me, datemi un secondo. Tutto in diretta, chiaramente. Ecco, sono tornato. Allora, squadra delle commercialiste, presentatevi, Lucrezia e Elena. Aprite il microfono, come si usava un tempo.
Allora, Lucrezia e Elena sono le nostre. Sono le nostre commercialiste. Come va? Non mi sentite? Non mi sentite? Io vi sento, da fuori vi sento, non fai un po' vedere. Allora, un attimo, che c'ho da sistemare tutto, perché probabilmente non l'ho messo qua, ma l'ho messo... Ragazzi, è la prima volta e quindi... Adesso provate a parlare, ragazzi, chiunque, ma perché sono un cretino. Ok, ora mi sentite. Ok, adesso sono tornato io come volume. Allora, datemi un secondo che vado a vedere se riesco a farmi sentire anche dai ragazzi. Scusatemi, la prima volta è sempre così. E uno prepara tutto prima perché poi chiaramente non va più nulla. Ok, allora, qui deve andare su cable input. Ok, ragazzi, ragazzi connessi su Discord, parlate. Ciao. Prova. Ciao. Prova. Forza da Diego. Adesso li dovreste sentire e fra un secondo li dovreste anche vedere. Ok, eccoli qua. Allora, ricominciamo con le presentazioni. Allora, dicevamo, le commercialiste Lucrezia e Elena. Io le vedete in basso a sinistra, sono una sopra l'altra. Sopra Elena, sotto Lucrezia. Salutate. Ciao, ragazzi. Poi abbiamo i podcaster nei due angoli, alto sinistra, alto destra. Buonasera a tutti. Il grillo. Addirittura con la corona. Buono. Bravo, sponsorizziamo subito, si fanno i quattrinoni stasera. Poi un saluto a Radio Eco. Attenzione ragazzi, qui c'è Michele, sei torto. Attenzione, sì, Michele è torto. E infatti presentiamo Michele Marinelli e Francesco Premoli a centro schermo. Abbiamo i nostri nuvolini, tra poco vedrete per bene i nomi delle squadre, così almeno vi farete un'idea migliore. E infine i nostri nerd, Lorenzo Cecchelli, Edoardo Fazzari, uno in alto al centro. Ciao. E uno lato destra. Ciao a tutti, un saluto anche a Roberto che è in chat, Ivan, a tutti, grazie mille di essere qua, vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo inizio, lato destro del cuore di Ibex. Che io devo seguire lui che chiacchiera in cuffia e nella chat, ragazzi, Ibex mi farà impazzire come al solito, ma iniziamo con il gioco vero, quindi
È arrivato il momento di vedere il tabellone, ma soprattutto l'interfaccia di gioco. Un attimo, che si aggiornerà tutto magicamente in diretta con tecnologia. Adesso vedrete la faccia di Walter a tutto schermo. Uno spettacolo per pochi, ma abbiamo il nostro tabellone. Allora, vedete che qua c'è la nostra grafica. Le quattro squadre, quindi i Nuvolini, le commercialiste, i nerd e i podcaster, che stasera si sfideranno in una sfida a Trivial Pursuit. Sfida a Trivial Pursuit nella quale, signore e signori, si giocherà così. Ogni squadra chiaramente farà le sue domande, io farò le domande alle squadre, muoverò le pedine, si fa tutto grazie a un telefono che lo potete fare anche a casa, mettete un telefono in un posto alto, si inquadra il tabellone e potete giocare tutti insieme con qualcuno che chiaramente permetterà di vedere tutto. Grazie Roberto di ostare lo streaming, quindi possiamo a questo punto iniziare anche a dirvi la grande novità. La grande novità, Francia, che ci segue mentre è lì che spippola. La grande novità è il fan bonus. Attenzione, chat, perché questo è il vostro lavoro. Il fan bonus, una volta a gioco, durante ogni gioco, le squadre potranno chiedere il vostro aiuto. Infatti, come chiede Divex, aiutateci. E voi potrete fare quello che volete. Io non voglio sapere se cercate su internet, se siete dei geni assurdi e sapete tutto. Potete cercare le risposte e aiutare e rispondere per la squadra che chiede il vostro aiuto. Vedete la stellina? Quando la stellina scompare vuol dire che la squadra che state tifando ha perso il fan bonus e l'ha già utilizzato. Ma direi che possiamo iniziare col lancio dei dadi, signore e signori. Partiamo dalle commercialiste. Lancio il dado per voi, per sapere se sarete le prime o l'ultima a iniziare. Avete fatto 5. Passiamo ai Nuvolini. 4. È il turno dei Nerd. 2. Solita fortuna sfacciata. E infine i Podcaster. 3. Quindi l'ordine di gioco sarà commercialiste, Nuvolini, podcaster, nerd. Commercialiste, potete scegliervi pure il colore tra i 6 a disposizione. Dai, scegliete, dai, questa volta scegliete. Va bene, Storia a giallo. No, non il colore di partire, il colore della il colore della rotella. No, no, il colore della pedina. Blu. Blu sia. Grazie. E quindi lancio il dado e iniziamo. 6. Quindi siete subito a rischio laurea. Scegliete da dove volete partire. Boile. Io non mi ricordo manco i temi. Allora, letteratura... allora ripassino veloce dei temi. Ripassino veloce dei temi. Giallo storia. Arancione sport. Blu geografia. Arancione, l'ho già detto. Marrone letteratura. Verde scienze. E infine rosa, quello più amato da tutti, spettacolo. Vi ricordo, chat, voi non lo sapete ancora, che il gioco è, penso, anni 70. Di conseguenza le domande di spettacolo sono impossibili. Preparatevi a googlarle perché vi chiederanno sempre quelle. Allora, scegliete la laurea che volete provare a prendere. Vuoi fare io letteratura o storia, Luca? Io ho letteratura o scienze, no? Vai su letteratura. Letteratura. Letteratura? Ok. Vai. La domanda di letteratura che vale la laurea già al primo turno è la seguente. Quale parola italiana deriva dalle prime due lettere greche? Chat, non suggerite. Ah, secco così? Certo. Ele, alfabeto, ti torna? Alfabeto? La risposta è esatta. Dopo nemmeno un minuto di gioco, le commercialiste hanno preso la loro prima laurea in letteratura.
Attenzione. Qui sento, qui secondo me barano, eh. Poi basta, sto zitto. Non si googla. Questa l'hanno clamorosamente googolata. Come vedete, alle commercialiste. Ah, hanno preso tempo per quello. Sì, sì, si è sentita anche un pochino la tastiera. Facile, facile. Prima domanda molto facile di riscaldamento. Gli è andata bene al dado, ma ritirano subito. 4. A vostra disposizione, geografia, se andate verso il centro oppure verso la destra dello schermo, scienze dall'altra parte. Geografia, cioè, male malissimo, facciamo scienze, proviamo. Andiamo su scienze. Scienze, confermate? Vai. Scienze, signori, ecco la domanda. Quale pianeta è considerato gemello della Terra come dimensioni? E le prima della Terra? No, no, non ci castra un cazzo, l'ordine non c'entra nulla. Marte? Non lo so. Marte è grosso. E Venere? Venere è piccino. Decidetevi. Allora, o è Marte o è Venere? Va bene, dai, solo te. No, non lo so, Ele. Va bene, facciamo Marte. Marte è la vostra risposta definitiva? Sì. Ragazzi, la regola delle chiavi la sapete, vero? Che non si azzecca mai al primo tentativo la chiave da mettere nella porta. La risposta esatta era Venere. Vabbè, dai. E quindi, dai. Signore e signori, è il turno dei nuvolini. Vi tiro il dado. Io stappo una birra. Non lo vedo. 5. Scegliete. Ah, dovete scegliere anche il colore, già che ci siete. Io direi verde, però sì, poi anche il tondino va bene verde? No. Il tondino verde. Il tondino verde. E non vedo il tabellone. Si può mettere a sport, ci si può arrivare in qualche modo. A sport bisogna andare sul verde. Ci potete arrivare a tutte le parti. Andate verso. Se si va su sport ora si va verso il verde, la laurea verde. Se si va verso il verde ora si va verso sport. Vai, proviamo verde verso sport, sport verso il verde. Verde verso sport. Non lo so, sì. Bene, vi faccio subito un'altra domanda di scienze. Quali frutti erano le mele d'oro della mitologia greca? Io la so. Allora, le mele le chiamavano i pomi. Sei sicuro? Sì, il pomo della discordia di... E quindi se è lo stesso pomi o pomodori? Non lo so, era quello il mio dubbio. Perché penso sia la solita cosa, però non so se lo devi dire nel modo proprio giusto. Lo avrei di giusto, penso. Sì, c'è una risposta esatta. Una e una sola. Puoi ripetere la domanda? La domanda è: quali frutti erano le mele d'oro della mitologia greca? Mele. Io direi pomi. Proviamo. Vai, proviamo come ha detto lui, pomi. La risposta esatta è le albicocche. Non male. Eravate proprio sulla giusta strada. Nessun rimpianto proprio. Bene, andiamo avanti. Non la sapevo, scusa. È arrivato il momento dei podcaster. Podcaster, il vostro colore. Sono rimasti rosa, giallo, marrone, arancione. Era quello che volevo. Cosa? Va bene il rosa. Perfetto. Rosa. Me l'aspettavo. E adesso tiro il dado. Tanto sono ignorato. 5 anche per voi. 5.
scegliete dove volete andare. Ma io sono un po' ignorante su tutto, quindi Walter. Assentimento. Ma io credo nel tuo sport, se ci credi. Allora, ma chat, vecchio, La chat vecchio. Vi invita ad andare verso spettacolo, eh. Verso però spettacolo? Non so se chi siamo noi per contraddire la chat. Chi siamo noi per chat nella persona possiamo. Del capo della Renew. Non capo, so se cioè, la volete contraddire. Non è che possiamo scegliere altrimenti. Ele dice no sport, va bene spettacolo. Andate allo spettacolo. Dai. Perché secondo me presto si giocherà il fan bonus a quando andrete su spettacolo. Bravo. Ma i miei amici zii ci sono. Allora, spettacolo. Io spero abbiate cultura su film non proprio recenti. Perché la domanda è: qual è stato il più famoso personaggio interpretato da Ubaldo Lai? L-A-Y. Ah, scusate, non sono stato. Allora, io il fan bonus me lo terrei per la laurea. Sono d'accordo. Che già la laurea non si vedrà mai, almeno vi vediamola. Proviamo a scazzarne uno. Qual è stato il personaggio più... Qual è stato famoso? Il più famoso personaggio interpretato da Ubaldo Lai, L-A-Y, Ubaldo Lai. Se non lo conoscete. Ma in che anni siamo? Dopo guerra, pre-guerra? Cioè. Vorrei dirti che lo so, ma mentirei. Ma che siamo ai tempi di Lumiere? Boh, io ti giuro Ma provate, ragazzi. Cioè. Queste sono quelle domande dottore. Che anche il fan bonus non so quanto possa aiutare. Sì, io sono su o Avengers o il piccolo garibaldino. No. Non so, uno dei due. No, spara nemmeno te, dai, Walter, io credo in te. Ma non so nemmeno se è una professione o è proprio una roba specifica, cioè... È un personaggio... è un personaggio. Qui... Personaggio. Provate, come va. Napoleone. Andate per Napoleone. Napoleone. Guarda, diciamo l'ambito l'hai preso. È il tenente Sheridan. Famosissimo. Vabbè, famosissimo. Ragazzi, io, okay, mi sorprende della siete vostra ignoranza. Siete preciso, Beh. Ringraziamo i nostri fan che ci hanno consigliato il spettacolo. Sì. Grazie, Sara. Il direttivo che... ascolteremo i tuoi consigli. Il direttivo vi ha guidato direttivo. Bene anche questa volta. Bene, passiamo a i nerd, che mancano solo loro. Sceglietevi il colore, rimangono giallo, marrone e arancione. Arancione. E in arrivo un lancio del dado. 6, si va di laurea anche con voi. Io c'è che non lo sento comunque, devo dire la verità. Neanch'io. È da prima che lo dico. No, io ora stavo ascoltando gli altri. Comunque pensavamo scienze. Pensavate scienze, intanto ci vado. Vediamo se c'è che ha tempo nel trasferimento a scienze. Cioè che io non vedo nemmeno la... Aspetta, sì, io semmai scrivilo in chat. Non sulla chat di Twitch, ma nella chat... Anzi, scrivi nella chat di Twitch nel caso. E la risposta. Intanto vi sposto e poi provaci. Bene, la domanda con cui vi giocate la laurea in scienze è la seguente: quale scienza studia i fossili? L'archeologia. Aspettiamo la conferma del cecche. Archeologia, mi confermate entrambi? Confermo. Già, la chat si sta rivelando di già, perché la risposta esatta era la paleontologia. Oh! Attenzione! Grandissimo. Ragazzi, mi dispiace, ma vi siete appena giocati la laurea in scienze. Meno male fate ingegneria. Bene.
Andiamo avanti. Ritorniamo dalle nostre amate commercialiste. Miche, te ti stanno massacrando in chat, ce l'hanno con te. Allora, andiamo avanti. Adesso metto il timer, il primo giro era di riscaldamento, ma direi che è il momento delle commercialiste. Ora vi tiro il dado, datemi un secondo che il timer mi ero scordato di settarlo in tutto questo. Ok, allora saranno 1:30 a domanda. Allora, vi tiro il dado. 3. Da dove siete? Potete andare, voi siete blu su la scienza là, potete andare allo storia accanto a letteratura oppure andare dirette a prendervi la laurea in geografia. Proviamo geografia, Lucre. Laurea in geografia. Sì. Potrebbe durare molto poco questa partita. No, io mi vergogno. Scusate, io ve lo dico. Ma aiuto, no? Volendo potete giocarvi il fan bonus. Sì, però no, hai ragione. Laurea in geografia. Allora, per il fan bonus, prima sentirete la domanda e poi potrete decidere se giocarvi il fan bonus o no. Questo chiaramente vale per tutti. La domanda è la seguente. Dove pagate una tazza di caffè con dei Cruzeiros? Con dei Cruzeiros. Luca, ti hai girato il mondo. Ho capito, ma questo è Sud America, mi sa. È già un punto di partenza. Via il timer. Vai, scegliene uno. Messico, Argentina. Senti, io non no, Argentina no. Secondo me non lo sa neanche il pubblico. O sì, non lo so, è una domanda facile. Magari lo googlano. Il pubblico può googlare. Si chiede al pubblico. Va bene, noi chiediamo al pubblico. Vi giocate il fan bonus. Ok. Ci chiediamo il fan bonus. Pubblico! Fan bonus per le commercialiste! Scrivete! Aiutateci. Dove possiamo trovare... Ah. dove possiamo trovare una tazza di caffè e pagarla con dei Cruzeiros? Pubblico, fatevi sentire. Mettiamo tutto su Ivan. Allora, la prima risposta è davanti alla chiesa a Pontedera. È di Ivan, chiaramente. No. Lapponia. Però mi sa che Janice Loser sta... è un impostore. Dove c'è il carnevale? Indizio. E questo comincia a essere già un bello indizio. Ah, è in Brasile. In Brasile è la vostra risposta definitiva? Il Cruzeiro non esiste. Chat, vi adoro. Brasile è la vostra risposta definitiva? Sì. Sì. La risposta è... esatta, è il Brasile. E vai! Se guardate il pallone, sapevate o almeno a quel tempo era in Brasile. Quindi la risposta è esatta, vi siete giocate il fan bonus, quindi sparirà il vostro fan bonus. Bene. E però vi siete prese una laurea in geografia. E vai! Stanno dominando! Grazie Mauri98, che penso sia il Mau di seguirmi. Grazie mille. E andiamo avanti, sta sempre a voi, tiro il dado. 3. Lucre, ci devi offrire cena. 3, scegliete voi da dove siete, scienze o storia. Andiamo no verso quello che si è già preso, verso quindi quella... vi conviene andare in giù verso storia, mi sembra ci sia. Ok, andate lì. Sì, dove dici. Sì, scusate, ma io ce li ho al contrario. Allora, bene, domanda di storia.
cosa si intende per quarto potere? Ele. Aiutami, può darsi primo potere, chiesa, stato. Popolo, tipo una cosa così, non lo so, scazzo. E ti diresti popolo? Non, è una cosa tipo stato, chiesa. Poi... Mi ricorda un compito di storia del Dante, Madonna santa. Fatto potere. Mi sto a vedere un po' una stronzata, tipo. Acqua, fuoco. Vai, va bene. Vabbè, popolo. Popolo è la vostra risposta definitiva? Ma non devi credo chiedi. La stampa è il quarto potere. Ah, vabbè. È una cosa del genere. Sì, ci siete andate vicini. Bene. Intuizione. Andiamo avanti con i nuvolini. Nuvolini, vi tiro il dado. Tira a modo, eh. 4. Voi siete i verdi, giusto? Sì. Non ci avete nemmeno benissimo, Sì, sì, potete poi. Cioè avete geografia, letteratura o geografia di nuovo, sì. Come geografia? Sì, due volte geografia. Avete 4, No. Spettacolo dalla parte. Sì, hai ragione, scusa. Letteratura, letteratura, geografia, spettacolo. Non che vada meglio, ma sì. Mi chiedo, cosa si fa? Letteratura? Io andrei su geografia, spedito. Ma geografia torni nel mezzo. Capito, ma spettacolo di letteratura di 60 anni fa, ti capita anche qualcosa di recente per allora. Vabbè, come ti fai? Che vanno sulla letteratura. No, spettacolo. No, vabbè, dai, andiamo verso geografia, vai, fai geografia. Geografia, andata per geografia. Vedi. Geografia. Geografia, la domanda è la seguente. Quale colonia britannica è soprannominata La Rocca? Soprannominata? La Rocca. Sì, la Rocca. A Borgo a Mozzano di Lucca c'è La Rocca, se può essere un suggerimento. Ce n'è una che sono colonia, ce ne sono tante di rocche. Per quanto ne so, potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo suggerimenti dalla chat non richiesti tramite fan bonus. Abbiamo Cartagine, Pietrasanta, Borgo a Mozzano, confermano. Miche, allora, colonie inglesi, ce n'era troppe. Detto poi, la California, rigorosamente con la California. Ah, La Rocca. Ma che ne so, si chiede ora fa un bonus. Chiedilo su triangolini, chiedilo. Sì, ma io inglesi, non lo so, cioè, Sudafrica non so nemmeno se era inglese. Non credo, poi. Però c'era la Nuova Zelanda, l'Australia, l'India. Intanto tiro un sorso. Solito. Thank you for the tazza, sempre e comunque. Allora, se siete sempre indecisi, vi mancano 10 secondi, vi do un altro paio di suggerimenti. Follo alto, potenza o guasticce. Vabbè, che comunque bene. Sia, boh, si spara... Non so, spara in una fredda, dai, tanto uguale. Tempo! Nuova Zelanda. India. Nuova Zelanda. Vai. Gibilterra. Sì. Ok, perfetto. Bene, allora sta ai podcaster. Vi tiro il dado. 5. Ancora 5. Quindi niente andare, laurea, penso, anche volendo. Potete andare su 1, 2, 3, 4. Potete andare su sport o su letteratura, occhio. Oppure al centro. Bene, bene, chat, dividetevi. Tifate.
Allora. Fatevi sentire per i vostri beniamini. Allora. Ma se andiamo su letteratura ci può stare anche un fan bonus. Allora, Faru dice sport, ma secondo me difficili. Letteratura. La chat vi consiglia letteratura. Boh, valutiamo in prospettiva della laurea. Mi va letteratura, non so niente. Allora, Miche, un messaggio per Miche importante. Sono in 9 su Among Us, quindi quando non state puoi andare. Stavo scherzando. Ma posso andare anche se sto a me, tanto penso che la situazione per ora... Ragazzi, dicevate... No, Miche, se facciamo... anche è finita. Facciamo letteratura e proviamo... Letteratura. Okay. Nel caso fan bonus. Quindi letteratura andando verso sport. Ma è laurea sport. Letteratura? No. Letteratura andando verso sport, quindi. Confermate? Ma posso fare una domanda? Anche due. Scusa, ma come si fa a prendere il triangolo noi? Basta che si indovini questa? No, dovete indovinare quando andate sulle caselle di laurea. Ma quindi se indoviniamo questa cosa cambia? Niente, vi potete ritirare. Ah, già. Vai, allora ci sta. Letteratura, dicevi, Walter? Letteratura sì. Verso sport, giusto? Vai. La domanda è in arrivo. No, quali cazzo, compositori? Queste sono le domande tanto amate dal buon Franci Premoli, che sa solo lui. No, forse questa non solo lui. Però... sono domande di opera. Quali compositori italiani hanno scritto un'opera ispirata all'Otello di Shakespeare? Sì, chat, è un po' confuso di questo in questo momento. Pietro, puoi bannare tutti quelli della chat che mi offendono? Vedo. Chat! Allora, io di me non la so questa. Ragazzi, anch'io. Ragionate su usarvi il fan bonus, ragionateci, fan bonus, che poi no, ci avete a fare le lauree. Cioè, meglio per la laurea, secondo me. Ragazzi, non suggerite senza permesso. Allora, dicevi... Senti, io conosco solo quello lì che c'era, che c'è il teatro, come si chiama? E il teatro Verdi. O se no, basta. Vi posso dare una mano, sono due, dovete dare due risposte. A due? Io ho un'idea. Pure? Ma intanto ditene posso uno. Posso leggere la chat? Intanto ditene uno. No, non... Verdi secondo me ci sta. Verdi ci sta. Cioè l'epoca è quella, no? Non so in base a cosa. Allora, Verdi ci sta. Un suggerimento dalla chat che vi potrebbe aiutare è Sick Luke e Charlie Charles. Potrebbe essere. Non lo so. Allora. Allora, Verdi l'accendiamo. Ma per forza, sì. Entrambi, Pietro. Voglici bene. Sentiamo gli altri. Bene. Gliene abbonate se ne indovinano una o le volete tutte e due? Perché se chiede la chat, sono abboniamola. Cose stasera. Abboniamola. Ragazzi, bene. Almeno stasera. Anche a noi questo favore, poi. Almeno, vai, stasera, almeno stasera c'è fair play. Mi piace questa cosa. Comunque, tempo, quindi Giuseppe Verdi era corretta. L'altra risposta che tanto fa cultura è Gioacchino Rossini. Rossini. Ma vaffanculo, Gioacchino. Oh, però siamo stati e quindi bravi, potete ritirare. Tira bene. Uno. Potete quindi, ritirare. Niente. Potete ritirare subito. Ritiro. Ah, ok. Allora sì. Sì, ritiriamo. Due. Dovreste essere... Due. Sì, siete alla laurea in sport. Laurea sì, in sport? Dai, sì. Dai. Ragazzi, in chat, no, mi raccomando. Allora, chat, occhio perché qui stanno promettendo un... uso del fan bonus, quindi preparatevi. La domanda Caldate. Non è qual è il cognome. La sappiamo, no, però preparatevi a googlare. Allora, qual è la bevanda, ragazzi? Qual è la bevanda a base di alcol che ha fama di curare il raffreddore? Ah, perché è sport e tempo libero. Sì,
Simone, no. Sport è tutto. Quindi qual è la domanda a base di alcol che ha la fama di curare il raffreddore? Io, senti, secondo me per come va la serata almeno un triangolino ce lo meritiamo. Quindi fan bonus? Se no proviamo, cioè, che liquore è tipo Jack, allora, Daniel, il raffreddore, io, poi. La chat suggerisce Tantrum, io approvo. Tantrum per me è la risposta corretta. Però purtroppo... Torna, perché Tantrum verde è collegata a quella di prima. Allora, no, Tantrum, devi cogliere la citazione di Pex, per forza. Ciao, e... sto attendendo. Comunque, volete usare il fan bonus ora? Io direi di sì. Sì. Però cercatela bene, Ele, Sara, Tommy, Luca, per favore. Quindi, signori, favore. Fan bonus. Cercatelo su internet. Io non leggo la chat, me lo dovete dire voi. Edo, faccio calare il silenzio anche su Twitch. Allora, la chat dice... La chat sta dicendo whisky. Rum, Google dice rum. Ma cercate proprio tipo di Trivial Pursuit. Chi è che... Chi è... C'è chi spamma... Dibe, chi è che ha risposto? Spamma una faccina di Lucario, allora, giusto? Allora, un amico di ha detto cognac. Sara dice rum, Ele dice whisky, anche John Travolta dice whisky, io non so chi sia. Quindi due whisky, un rum e un cognac. Chat, dateci modo... Aspettiamo il gong del timer e poi la diamo. Qualche altro commentino. Qui ci confermano whisky. Ragazzi, dateci conferme. Avete ancora 35 secondi, chat. Allora, qui dicono Sara e le John Travolta dicono whisky. Allora, sì, te dicono whisky. Ci sono i miei amici che mi stanno remando contro perché mi dicono sono da freddo, confermo rum, ma io non gli credo. Allora, bastardi, dai, 10 secondi. Io direi whisky. Dai, va bene, whisky. C'è un whisky. Esco dalla radio se hai sbagliato. Allora, se lo dice anche il faro. Whisky. Suspense. È la vostra risposta definitiva, quindi? Che ansia. Sì. Sì. La risposta esatta. Allora, il foglietto diceva grog. Ma che è? Fermi. Sono andato a leggere che cos'è il grog. Ed è composto da acqua e rum. Quindi aveste non detto rum. No. Aveste detto rum, ve l'avete data buona. Ma mi dispiace, vi siete giocati il fan bonus. No. E avete sbagliato. Chiamarez. Chi è che va detto rum? Sara. Sara è lo zio. Non grazie, Stepnod, per esserti unito a questa pazzia. Allora, no. Quindi podcaster, mi dispiace, ma il vostro fan bonus vi saluta. Very sad. Torniamo dai nostri nuvolini. Ma che dici? Ma noi ci salti proprio, non ci vuoi. Ah, non sta a voi, è vero, siete talmente sfigati che mi siete scordato di voi. Scusate, ragazzi. Tiro subito per voi. Grazie, Pietro. Avevo saltato anche le commerciali, se no ero proprio confuso. Allora, nerd, avete fatto 4. Compagno Fazza, cosa facciamo? Dove possiamo andare, amico? Potete andare in su a letteratura, in giù a letteratura, cioè in su a spettacolo, in giù a letteratura, a sinistra a letteratura. Io andrei a letteratura. Qua, dove? Che, cosa, letteratura cosa verso spettacolo o letteratura verso il centro? Verso spettacolo? Rimaniamo sul cerchio esterno? Va bene, dai. Vai. Letteratura verso spettacolo, andata. Accendiamo. E in arrivo una domanda di letteratura. Quali erano i cognomi del dottor Henry e del signor Edward in un famoso romanzo di Stevenson? Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì. Henry Jekyll ed Edward Hyde. Bravo Fazzo. Breve ma intenso. Risposta esatta, ritirata. 2.
2. Non vi basta 2. Per la laurea, potete andare su ritiro oppure su geografia. Io consiglio sempre. Mi sembra ovvio il ritiro. Ritiro. Ok. Fazza, concordi? Concordo. 6. 6. Vedete il dito qua? Sì, ok, oppure? Fazza, te cosa consigli? Io quasi andrei sul rosa. Che è sport? No, sport, rosa è spettacolo. Spettacolo. Ah, allora facciamo spettacolo. Togliamoci andate ambiente, sullo dai, spettacolo. Non siete sulla laurea, eh? Lo so, va benissimo. Spettacolo. Buon per voi che siete convinti. E ora scoppiamo, ovviamente, ma è scontato, nel senso. Se vecchio vecchio si sta. Chi ha realizzato Chinatown? Chinatown. Faccia. L'architetto sa. Per Chinatown. Di New, cioè bisogna prima di tutto capire quale Chinatown. Più che altro se è un film, se è un di film da che anno è stato fatto questo trivia? Avete nel 70 sta trivia, eh? Lo riguardo per essere un indizio. Datemi un secondo. Se è del 70. È dell'89, no, pensavo fosse più... Pensavo wow. L'89? Più... Io, giusto per far incavolare qualcuno in chat, potrei dire Tarantino. No, cioè, è sbagliato come anno, come anni. E... potrebbe essere... Visto che è forse cinema? Penso di sì, a occhio. Polanski. Rispondi Polanski? Accendiamo, io mi fido di Fazza. La risposta è esatta, è Roman Polanski. Ho visto compagno, che compagno mi ritrovo. Domina. Che compagno mi ritrovo. 5. Dove possiamo recarci, compare? Ok, se no di là. Ritiro attorno a spettacolo. Automatico su ritiro. Sì. Sei. Non vi stanno andando bene questi ritiri. No, infatti non ci stanno andando per niente bene. E ritiriamo un'altra volta. Dovrebbe andarci sopra. No, non ci va sopra. Sì. Vai, ritiriamo. Arrivi a geografia. No. Andiamo. Oddio mio. È un chilometrone d'Achille, geografia. Praticamente è o spettacolo, se no, geografia. O spettacolo, geografia. Spettacolo. Questa la sapevo, ma un'altra forse è difficile. Io non me ne giocherei due di fila. Oh. Io farei geografia, ma io diciamo che non è il mio tallone d'Achille, geografia. Vada per geografia. Andiamo per geografia. Facciamo contenta la gente in chat. Vogliono sentire dire uno dei miei sfondoni sulla geografia. Su, dai. Andiamoli contenti. No, ok, geografia qua. Ok, geografia. Perfetto. Andiamoli si a fare una bella. Si trova più a nord. Tre città tra cui scegliere. Okay. Quale tra queste si trova più a nord? Oslo, Stoccolma o Helsinki? Allora, ragioniamo di quali sono le capitali. Infatti. E io allora, ho attatto direi Helsinki più a nord, attatto. Che è possibile, che è possibile. Però aspetta, ora tanto tirerò qualche sfondone nella chat, sarà fremita di questa cosa. Oslo è la capitale del Canada. No. Ok. Aiuto, allarme rosso. Allarme rosso. State giocando il fan bonus. Perfetto. No, siamo sempre in Europa. Abbiamo detto che posti. Sì, Rotino del Marocco. È la capitale del Marocco. Questi haters, guarda. Helsinki è sopra Oslo. Che ha un nome più nord, Helsinki, occhio.
proprio a, se la senti Helsinki sa di freddo. Io sono per Helsinki. Poi cosa mi hai detto? Helsinki, Oslo? Helsinki, Oslo o Stoccolma? No, Stoccolma è più in basso di Oslo, dovrebbe essere. Facciamo Helsinki, dai. Helsinki. Sei d'accordo, forza? Helsinki. Sì, vai, accendiamo Helsinki. Ci volevo andare, ma esatto, risposta esatta anche stavolta. Ok. Vabbè, però sì, che ha detto Canada. Hai letto con i classi che in chat volevano. Bene, quindi ritiro. Yes. 4. Possiamo andare su una laurea, mi pare, no? Ah sì, la laurea. Aiuto che non vi ho persi. Potete andare sulla laurea di letteratura. Sì, bene, bene, dai. Piace un po' di tua. Si parte male. Si parte bene. Ma insomma. Vi giocate la laurea di letteratura in una domanda che recita così. Come si chiamano i fumetti di cui Snoopy è uno dei protagonisti? Peanuts. Yeah. Bene, a posto. Laurea per voi. Che team. Fa tutto fazza, ma che team. Vabbè, supporto, questa è fondamentale stata... il supporto di Cecche, soprattutto per la chat. Esattamente. Letteratura. No. Oh, un bel fandom. Questa, ok. Sì. Letteratura coi Peanuts. Sì, ragazzi. Questo è bello, è bello anche per questo. Bene. Ritiro il dado. 2. Ritiriamo. Ritiriamo. Andiamo in direzione di scienze. Eh sì, va anche. Vai, andiamo in direzione di scienze. È uguale per me, però visto che geografia. Prima no. 3, quindi ritirate. Vai, perfetto. Sì. Dai, un bel 2 adesso, perfetto. 1. Un passo indietro. Un passo facciamo indietro in geografia, o un passo avanti sport. Geografia, fare. Geografia, geografia anch'io, vai. Si tira un altro sfondone, lasciate contenti. Qual è il nome britannico delle isole Malvine o Malvine? Malvine, Malvine. Nome britannico. Malvins, cioè cosa? Malvine. Malvine, però non sono... Ma esistono? Sì. La chat dà sempre molti consigli utili, tipo Isola di Ponza. Che bello. Le Faroe sarebbero... Ringrazio Rotino 4 per il supporto emotivo. C'è che? Sì. Le Faroe? Io geografia non so niente, per cui mi fido di te, mi sta bene. Cosa ti dico? Ci sono le Faroe, con la F, con la F, dai. Con la F... Saranno, che ne so io, so che l'Inghilterra sono più isole e basta, cioè, no, no, folla, folla, falla, falla, falla. Stiamo giocando a un rebus? No, è così, Falk, se esiste, Falklak Island, Island, Falklak Island. È la tua risposta definitiva? C'è che mi dai il consenso. Io mi metto in mani del fazza. Geografia io. Devo fare con la fa. O le fa voi. Falklak. E direi più Falklak. Falklak, mica di più. Un nome che suona molto male. Quindi mi piacciono. Allora. Devo chiedere l'aiuto degli altri. Quindi anche qui. Dovete decidere. Perché la risposta esatta è Falklands. Tutto attaccato. E chi lo sapeva la pronuncia? Io l'ho letta da bimbo, Falklak, cioè. Quindi. Però si scrive Falklak. Ragazzi, se... madrelingua. Secondo me stanno giocando un po' troppo bene ultimamente, non so. Noi che abbiamo sostenuto prima, sono d'accordo. C'è stato per voi prima per voi, quindi. Decidete. Non lo so, Rick, non lo so. Dai, l'ha detta come si scrive, secondo me va bene. Ma come faceva a saperla? Quella che però lui ha detto io l'ho letta, non la sapevo pronunciare, cioè a me puzza quello. Non lo so, Rick, l'ho detto. E io mi dico
Siete tre squadre, ogni squadra prende una decisione. O sì o no. Altra, anche proposta proposta dalla chat. Altra domanda in geografia, ma risponde Check. Sono d'accordo. Sicuramente, va bene, cosa mi devo dire? Va bene così per tutti, quindi altre domande per lo show. A me non va bene, però va per bene. Per lo show, va bene per lo show. Rutino sventurante. Va bene, facciamo le commercialità, va bene questa opzione. La domanda Fazza è la seguente. Wish me luck, Fazza. Fazza, mutati il microfono e non scriverli in chat. Mi fai vedere le mani. Oh, tanto vedi, tengo sempre le mani in alto per... Qual è la capitale più a sud del mondo? Qualcosa in Africa. Australia, Sydney. Allora, non so se ci sono due errori. Uno è la risposta Toronto, e la seconda. Toronto, Sydney. No. Sei sicuro? Toronto è capo. Guarda, Piombino è più a sud di Toronto, perché Toronto... Sì. Toronto è in Canada, mi si mette ora, ok, va bene. E tra l'altro la capitale dell'Australia è Canberra. È Canberra. Ma la risposta esatta è Wellington. Dov'è? È in Nuova Zelanda. E ne è andato vicino. Quindi, ma non è solo Nuova Zelanda. Infatti non è solo Nuova Zelanda. È in basso. È in basso, è la capitale più a sud del mondo. Negli anni 70. Oh, ragazzi, ve la faccio vedere. Le placche tettoniche l'hanno spostata. È palese sta cosa. È un complotto. So se si vede. Nel 2012 sono switchati la Nuova Zelanda. Esatto. È il 5C. Vabbè, ragazzi, tanto le risposte erano sbagliate tutte. Quelle che avrebbe dato. Di conseguenza, passiamo alle commercialiste. 3. Dove siete? Che vi ho perso. Siete sulla storia lì in mezzo. Potete andare alla laurea in geografia che già avete, oppure potete andare su scienze vicino a sport. Scienze. Ma andiamo su scienze. Domanda di scienze. Cosa esplora il comandante Jacques Cousteau? Dio, guarda. Guardi cosa esplora. Esplora... Viene solo esploriamo il corpo umano, che mi viene. E lì c'è? Sì. E lei c'ha il microfono spento. Acceso. E le cose esplora. No, si sente Elena. Si sente. E il suono che non la sento allora. Ah, io ho detto che mi viene solo a me esploriamo il corpo umano, però non penso sia il caso. Non la sento io. Non la senti? Lucre, mi sa che non la sente solo te. Come mai proprio lei mi sento? Questa è la bella, perché noi la sentiamo. Forse regolati Ele, di su Discord. Elena propone esplorando il corpo umano. No, vabbè. Ma ridimmi il nome di lui. Il nome del capitano è Jacques Cousteau. Scritto Cousteau. Andrebbe saputa questa, no? Non lo so. Ma... è quello che ha fatto il giro del mondo in 80 non giorni. Non so nemmeno cosa stai dicendo. Ha detto so. È quello che ha fatto il giro del mondo in 80 giorni. Per me la risposta di zio Tom è quella giusta, la Ratatouille. Anch'io pensavo a Jacques Cousteau. No, poi no, Cousteau, no, ma non è quello lui. Non è quello di Ratatouille, anche perché è dell'89. Quindi Ratatouille mi sa che non è ancora uscito. Vabbè, allora... Perché è quello che ha scritto il giro in... Non lo so, di a Luca di dire un luogo. Ha detto Elena, di a Lucre di dire un luogo. Un luogo? Entro Galapagos. 20 secondi. Quindi esplora le Galapagos, secondo voi? O l'Alaska. O l'Alaska. Vabbè. Esplora le profondità marine.
Cavolo. Era la risposta? Era la risposta, sì. Ah, chiaro, le profondità marine. Di conseguenza, passate la mano ai nuvolini. 2. Voi siete i verdi, che non vi vedo più. Ah, siete lì. Sì. Ok, 2. Cosa fate? Andate al centro e vi muovete dal centro oppure scendete giù a spettacolo? Quanto si è fatto? 2. Oddio, 2 siamo su spettacolo. No, spettacolo no. Però sì, potete andare al centro e andare poi dove volete. Sì. Poi si prova. Se ne prova una. Ah sì, facciamo sport, vai, che si va giù verso storia. Giù verso storia. Che bello. No, su sport. Sì, 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 sì. Domanda di sport. Chi ha vinto la Coppa America nel 1983? Aspetta. Io Michele. mi aggrego a nella gestualità. Io tutte le Coppe Americhe, non me le ricordo, però ti posso dire chi non l'ha vinta. Allora, il Cile, non credo, l'83 c'era... Io vi lascio da solo perché veramente non ho idea. 83 credo sicuramente, no, il Brasile e l'Argentina, se no me le ricorderei. C'è che... O Colombia, o Cile, o Uruguay. Verissimo. Non lo so, mica io veramente non saprei come aiutarti. Boh, io provo... A sentimento, vai a sentimento. Non lo so, sinceramente non lo so. Uruguay, bravo, ma non lo so. Cioè, ero invece tra Colombia e Uruguay. Colombia mi sa che non l'ha vinta, ma... Uruguay, vai. Allora... Qual è la risposta? Uruguay. Uruguay, se non vuole cambiare Francia, Uruguay. No, no, va bene, va bene. Ok, allora. Penso che la domanda... a posto. Penso che la domanda fosse relativa alla vela. Che cazzo dici? Però ho che vi devo dire, infatti l'ho scoperto ora controllando. Io non ho mai sentito chiamare la Coppa America. No, ma perché ho cercato, perché la risposta, la risposta che mi dà il cartoncino è l'Australia, quindi ho controllato. No, la Coppa America. E quindi contiamo la Coppa America di calcio che nell'83 è stata vinta dall'Uruguay, quindi risposta esatta. Ah, ok, vabbè, no, hai fatto che a mano. Dicevo l'Australia, è vero che ogni tanto... invitano qualcuno fuori. Intanto avete tirato 4. Quindi potete andare giù fino a letteratura oppure muovervi lì attorno e scendere di 3. Aspetta, se si va verso sport, siccome io vedo solo metà tabellone. Se si va verso sport, si va sullo spettacolo. No, perché andiamo giù qui, dai, andiamo giù. Letteratura. Domanda in arrivo. Voi tra l'altro avete sempre io non le so, fanboy. Tutte per te. Siamo 5. Qual era la qualità che dette fama mondiale a Pico della Mirandola? Oh mio Dio. Pico della Mirandola? Non era quello che faceva, era uno che c'entrava con numeri, però non mi ricordo cosa faceva il preciso. Cos'è la domanda? Qual è la domanda? Qual è la qualità che dette fama mondiale a Pico della Mirandola? Sto pensando una cazzata. Suggerimenti in chat di un certo livello. Tra l'altro da cerchio. Non era, cioè. Non cioè, era quello. Ormai... Non era lui quello che ha fatto il cerchio, però. Ma cosa? Io... Non era quello che aveva fatto il cerchio. Allora, lui so che mi ricordo che è famoso per qualcosa di matematica, se non mi ricordo male. Ma a me mi pareva fosse un filosofo, però, insomma. No, credo che sia un matematico, però non ho idea. Cioè,
può essere tutto e niente. Foto ha scoperto Toronto. Vi do i consigli della, della chat, cioè ha scoperto Toronto. Edo, grazie. Va bene. Correzione, ha scoperto Torino. Senti, io opterei per il fan bonus, no? Qui bravo, infatti te lo stavo per dire. Optano per il fan bonus. Il fan bonus c'è già scritto la memoria. Cosa vuol dire? Ah, c'era già scritto. Ok, la qualità per cui era ricordato la memoria. La qualità per cui ricordato, cioè una risposta è la memoria. Quindi è fan bonus, ragazzi, eh? Quindi potete collaborare. Sì. Dico ai signori chat. Signori chat. Sì. Ma la memoria cos'è? Un indizio o la risposta? Chiedilo a zio Tom. Penso sia la risposta. Io non avevo una buona memoria, non lo so. Sono andato un attimo di là e la chat non la sto leggendo. Allora, però al momento c'è scritto soltanto la memoria di Ibex che invita a non aiutare, Walter che ricorda giustamente che la chat senza fan bonus deve cercare di non aiutare. Comunque ancora è la memoria, altro aiuto di Rotino. Ok. Altri 50 dai, secondi, quindi per ora i suggerimenti sono unanimi per la memoria perché c'è un I don't know, quindi... Ok, per me è diavoletta a loro, tanto io non la so. Rotino quindi... ribadisce, dai retta, attenzione. Vabbè dai, fidiamo, tanto io non la dai, so. Vai, la memoria. Allora, la risposta esatta è la memoria prodigiosa, sì. Vabbè. Quindi grazie molto chat, bene. Grazie a tutti. Leviamo il fan bonus che però è stato molto bello. Comunque zio Tom dovrebbe essere uno che parteggia per me, cioè per farmi grande contro i miei amici. Aiuta quegli altri. Cioè io non un, saluto un saluto allo zio da me. Bene, quindi potete ritirare. Vai. Quanto si fa? Si è fatto? 4. Con 4 potete tornare al centro oppure andare io ritirerei geografia. Io ritirerei tra sport e ma non ritirate, ragazzi, eh? Sì, bravo. No, aspetta, dove siamo? No vabbè, geografia si va, vero? Potete andare o a geografia o a scienze. Sport e storia. Trasporto e storia. No, geografia. O sport. Geografia. No, fai geografia. Geografia in arrivo. Come si chiama? No, ma cazzo, ho detto quella sbagliata. Quale nazione confina a nord con la Costa Rica? Io non c'ho nemmeno presente dove è la Costa Rica. Ciao. È l'America Centrale. E allora, aspetta, perché le nazioni dell'America Centrale sembra un po' che ma sono tante. Sono l'Honduras, come cazzo si chiama? No, Haiti, Messico. Cosa c'è? Al nord. Panama anche. Sì. Non lo so, sinceramente non ho idea. Farei qualcosa. Nord della Costa Rica. Boh, proviamo Honduras, insomma, non lo so, è l'unica che mi viene in mente. Ah, che Messico, credo di no. Bravo Honduras. Allora, no, Messico non credo. Vai, a memoria, non ne sono sicuro di questa informazione molto trash che vi sto per dare, per dirvi che la risposta è sbagliata. Però a memoria, alle Honduras sicuramente ci hanno fatto l'isola dei famosi. Non mi ricordo se però le hanno fatte anche in Nicaragua, che era la risposta esatta. No, fanculo, dai. Comunque c'è veramente tanta roba lì nel mezzo, fanculo. E di conseguenza, palla ai podcaster. GG. 3. Voi dove siete? Ah, voi siete sulla laurea in sport non presa. Potete andare a letteratura oppure a spettacolo. Spettacolo poi viene come prima. No, mai prima e poi. Facciamo letteratura. Letteratura dove, ragazzi? No, ce n'è una sola di letteratura, scusate.
Quale scrittore vinse il premio Pulitzer per il suo primo romanzo Il nudo e il morto? Oh Gesù. Allora, il Pulitzer, un quel tipo di giornalisti. A regola. Quindi, tipo, io mi ricordo che in Smallville la ragazza di Clark Kent, che mi sfugge il nome, lo vince il Pulitzer. Non so se lo dai anche ora. Eh sì, ma magari si danno anche per i libri. Per i libri inchiesta, non lo so. Com'è? Ripeti un po'. Ripeto subito. Quale scrittore vinse il premio Pulitzer per il suo primo romanzo Il nudo e il morto? Allora, siamo negli anni 90. Anche prima, Il fatto che sia italiano, secondo te, vuol dire che è un italiano o può essere anche un internazionale? No, Pulitzer secondo me è internazionale. Beh, comunque avete 15 secondi. Esatto. Non permettervi fretta. Mi lascio una. Dibe, qualcuno che ha studiato. Boh. Degli anni 90. Myler, tempo. Ah, non mi ricordo quegli altri. Buttala lì. Spara il primo che ti viene. Tipo Myler, non mi ricordo come si chiama, però. La risposta è esatta. Però, zio Tom. È del 48, mi sembra, il libro. Sì, la risposta è esatta. Ti giuro, non l'avevo vista la chat, però è vero. La risposta è esatta, è Myler. Bravo. Però chat, aspettiamo che rispondano anche loro. Grazie Rotino intanto per esserti iscritto, visto che sei anche molto partecipe. Bene, andiamo avanti. Io non sto seguendo la chat, non so. No, la risposta è esatta, perché più o meno quando l'ha scritto Divex, anche zio Tom ha scritto Norman Mailer. Tra l'altro zio Tom ormai è la nostra enciclopedia scrivente. Però la cosa buffa è che ha detto degli anni 90 e il gioco è dello più vecchio. Sì, dell'89, quindi anni 90 non sono. Cosa ho tirato? Due, voi potete andare su... Aspetta che devo ritrovare il rosa, ok. Non potete ritirare, potete andare... Sì, potete ritirare. Quindi ritirate, immagino. Sì, se no qual è quell'altro? Ma penso di sì sicuramente. Un attimo che ho perso Walter un secondo, starà tornando, ecco. Walter, ritiriamo. Okay. Potete ritirare? Se no, sì. Potete andare su Scienze. Aspetta, mi lampeggi. Dove siamo sul tabellone? Che mi sono. Che sì, non vedo. Ok. Dobbiamo avvicinarci a quell'arancione, no? Dovete avvicinarvi a 1. Siete a 0. Uguale, c'è anche te. Ritiriamo. Sei. Si può ritirare. Oppure. No. Vedete il culo entrambi. Non siete messi proprio bene. Cosa c'è? Cos'è? Potete arancione andare, o sesto? Potete andare arancione sport. Oppure scienze accanto alla laurea in sport. Oppure potete salire verso il centro ed è sempre sport. A voi la scelta. Io sono più per scienze, visto l'ultimo sport come è andato. Allora andate verso scienze vicino alla laurea in sport? Dai. Dimmi te, Walter. Dai. Se ricapita facile come prima paleontologia. Sbagliato. Sì. Ragazzi, scusate, ma io ce l'ho specchiato rispetto al tabellone. Allora, quante vertebre ci sono nel collo di una giraffa? Prima di piangere avete le opzioni 7, 11 o 327. Dov'è? Nel collo? Nel collo di una giraffa, quante vertebre ci sono? 7, 11 o 327?
Allora, ce n'è due possibili, una proprio tirata lì. Fondone. Quello sfondone di 727, non è così come ricordo lungo contante. Secondo me... Cosa sono le vertebre? Nel collo... Boh. Nel collo, poi della giraffa, cioè, non è nel collo. Noi ce l'abbiamo le vertebre. Sì, sennò saremmo invertebrati. Mi sono risposto da solo. Okay. Retino, non hanno più il bonus loro. Cioè, non sto leggendo, nerd, i bonus. No, non sto facendo l'errore di prima. Comunque, cosa sono le vertebre? Sì. Boh, secondo me. Ridimmi l'uno. Uno pezzo. 7, 11 o 327. Perché dicevi? Secondo me a me basta 7. Senti, 7 su ogni cosa. Triplo 7. Triplo 7 Entertainment. 7 su ogni cosa. E se vi esce 3, avete fatto anche triplo 7. La risposta è esatta. Gang, gang, gang. Gang. Lo zii, questa è per te. 3. Potete andare su geografia. Potete ritirare il dado. Quindi ritirare il dado. Oppure. Letteratura, ma tanto ritirerete il dado. Sì, suppongo che sì, va Walter. Guarisirà? Dimmi te, se no dove siamo? Su geografia o letteratura, mi sa. Geografia o letteratura? Boh, io proverei a ritirare per provare a puntare su una laurea. Vai, sono d'accordo, mi piace. Che poi senza fan bonus, parliamone. 6. Ahia. Yeah. 1, 2, 3, 4, quindi... 5. Andate agli spettacoli accanto a geografia, volendo, oppure tornando indietro, andate su geografia. Geografia, meglio gli spettacoli. Sì, meglio geografia. Andate a fare compagnia ai nuvolini e nel frattempo ricevete domanda. Qual è la bevanda più popolare della Grecia? Ci sono stato in Grecia. Questo dovrebbe essere un vantaggio. Ma non quella ci sei stato. Allora, ho mangiato lo tzatziki. Però quello è mangiato. Allora, yogurt greco secondo me non si beve. Giusto? C'è un disclaimer. Ma si mangia lo yogurt. Si mangia. Si beve... Qualche bevanda alcolica sicuramente. Non c'è. Ma secondo me è tipo qualche roba tipo sidro di mele. Però non... Cioè boh. Cazzo, ho bevuto solo alcolici in Grecia io. Potrei dire Moscow Mule, non so, vodka lemon. Però non mi sembra molto. Moscow Mule. Aspetta, cos'era? Moscow Mule mi sembra un pelo. Cos'era quella epoca? Aspetta, perché io ci sono andato in gita più recente e tipo c'era una roba che diceva la guida, uso, tipo, non lo so, noi si pigliava per il culo perché era un nome stranissimo. Vuoi provare? Senti, per me è indifferente, ma tanto non lo so, mi convinceva anche il tuo sidro, però non so. Se ti Cioè, non so nemmeno a cos'è sta roba qui che mi ricordo. Però era da boh. Be. Sì, era da be, però boh. Cioè, non mi ricordo il nome bene. Tipo, uso. E quella con la tua risposta? Proviamo, dai. Vai, esatta. L'uso è un distillato secco ad alta gradazione alcolica ottenuto a partire da una base costituita da mosto d'uva, sia fresca, sia passita, e anice. Signori. La risposta è esatta. Avanti, Savoia. E Walter è stato molto attento in Grecia, in gita abbiamo scoperto. Tra l'altro è un rigore, quindi di se dovete conoscere uno potete ritirare. Avanti. Ritiriamo. Uno. Due. Ma a me sembra due dalla webcam. No, è uno perché c'è un pallino messo male. Due è un altro. Ok. Si ritira? Sì. Non lo so. Siete,
Siete sul ritiro ora. Avete fatto 2-1 di fila. Potete scegliere o geografia o letteratura. Ah. Facciamo geografia, dai. Geografia, sì. Geografia. Forse un po' meglio. Forse. Comunque stiamo azzeccando 1000 senza lauree, non è giusto. Quale paese era chiamato Caledonia dai Romani? Quale? Come? Quale paese era chiamato Caledonia dai Romani? Direbbe così a ghiaccio Cartagine, ma non so perché. Però ragioniamoci. Questa è semplice. Caledonia. Caledonia. No, Cartagine l'avrebbe chiamata Cartagine, non avrebbero cambiato nome forse. Poi sono tutte lì. O la Macedonia. Allora, intanto la Macedonia era una regione della Grecia. Allora, devo dire che intanto la chat ha capito che tutto il mondo, invece che è paese, è Piombino. Quindi Piombino. Più o meno a tutte le risposte di geografia stanno chiamando col Piombino, ma più di una persona, cioè cominciate ad essere tanti. In tal caso potrei diventare insegnante di geografia, ragazzi, voglio far presente sta cosa. Ridimmi un po' il nome. La domanda è: come, quale paese veniva chiamato Caledonia dai Romani? Caledonia. Vorrei fare qualche latinismo, ma non ho idea, quindi c'è. Tipo caleidoscopio. Ma non è. Io sto pensando anche a nomi in inglese. Avete 10 secondi. Okay. Inghilterra no. Tempo. Dici così basta. Vai te, quello che vuoi. Boh, provo per sinonimo. Scozia, Scotland. Scozia è la tua risposta? Così a caso. Ragazzi, date un premio a questo uomo perché la risposta è esatta. Ragazzi, il re di geografia. Il re di geografia. Voglio la laurea, il cappellino, qualcosa. Qui sta venendo del googling compulsivo, secondo me. Ma se non fossi io, scriverei il terzo chat che stiamo barando. Di fila che fate, Vi giuro, comunque. Forse stiamo barando, non sappiamo, però. Baro per non beccare una sega. Ritirate. E ritiriamo. Però buttaci sulla laurea ora, per favore. Io non ci credo, è uscito l'ennesimo uno della vostra partita. Potete scegliere tra spettacolo e scienze. Scienze. Questa si sbaglia. Dai, però non è giusto, abbiamo indovinato 1000. Come si chiamavano le prime fotografie? L'ho studiato tantissimo. Tipo 1000 corsi. Sì, avete ragione, devo imparare a tirare i dadi perché ho tirato tipo il quarto uno di fila. Allora. Fotografia è luce e stessa. Sì, bravo. La stramagnetica sulla pellicola dipende un po', sulla pellicola per la foto. La stramagnetica è già il film, è anche già più là. Quindi, non è tipo... pochine, quella cosa lì. Sai. Aspetta, si è fatta a cinema. Ambrosini Docet. Tipo la tipo che poi è tipo Kinect dell'Xbox, no? È quella di Alice. Però c'ho in mente Pietro fa un corto immaginario. Mm. 20 secondi. La fotografia, no? Le prime fotografie. Proprio sì. La foto. Giusto, Pietro. Come si chiama la fotografia? Come si chiamava? Le prime foto. No, ora le chiamiamo fotografie. Tempo.
risposta. No, no, non ho idea. Passate? Di quella che avevi pensato. Ah, cioè, boh. Ma non so pronunciare. Prova. Non lo so, qualcosa, boh. Fotografia, dimmi. Quindi chi... Non sapevo come pronunciarla. Vai per allora, un'altra. Ragazzi, mi dispiace, ma la risposta esatta erano i daguerrotipi o daguerrotipi, non lo so come si chiamavano. Vabbè, perfetto. Ma penso fosse... Va bene lontani, così, senza sì. remore. Sì, infatti. Spiace. Allora, va dopo bene. I podcaster ci sono i nerd, se non ricordo male. Quindi... Yes, e ci tiri un bel 2. E vi tiro un bel 2, vediamo un po' se il dado va in domanda con voi. Paolo, 3. Andiamo su scienze, direi. Senza pensarci due volte. Sì. Ma voi siete la laurea in scienze, sì. Ah, io ho contato male, vedi un po' che bravo. Vabbè, su due li ritiravamo, vabbè. Meglio così, forza. Chiamo laurea in scienze e volendo avete anche il fan bonus. Già, infatti, noi ce lo vogliamo tenere stretto fino in fondo, fan bonus. Quale pesce è preda per i castori? Ma il fan bonus è lo sport. Avete capito? Quale pesce è preda per i castori? Allora, non l'accendere, ma nel mio animo sto pensando salmoni. Anch'io, però devi pensare a chi sale in fiume. Il salmone. Il salmone che sale in fiume? Per forza, il salmone è l'unico che sale in fiume. Non lo so, c'è la poesia di Montale, però è l'anguilla, ma è sbagliata. L'anguilla, non è vero, l'anguilla si sbaglia a montare. E non è un pesce. Io direi salmoni, ma la vogliamo rischiare o chiediamo un chat? Perché il problema è lo sport, cioè se viene lo sport... Vabbè, ma se ci vengono le bevande rinfrescanti anche a noi... Ragazzi, vi dico una cosa, visto che manca un quarto alle 11, faremo altri due giri, quindi pensateci bene. Sì. Facciamo la fan bonus? Fan bonus. Vai, fan bonus. Fan bonus! Chat, qual è il pesce preda dei castori? Sfruttate. Dai, scrivete in chat. Il fan bonus. Chat, non li abbandonate. Non abbandonate questi poveri nerd. Ora, qualche veterinario, dai, qualche veterinaria. Lucia, Martin... se ci stai guardando. Allora, prima dai. Risposta di lo zii, il Martin Pescatore. Ma lo zii avversario, attenzione. Avversario, ma quindi... sì, è Martin Pescatore, è un uccellino piccolino, bello colorato. Qui c'è del tradimento, tutta la gente... Ma non sono erbivori. Fanno, dai. Ma non sono erbivori, attenzione. Ragazzi, qualcuno lo cerchi su Google. Ma mi sembra... se sono erbivori è sbagliato, la domanda. L'ho truccata per forza. Chi l'ha detta sta cosa qua, che sono erbivori? Ma i nostri genitori. Mucche, ragazzi, mucche. Non potremmo risponderci nessuno. Va bene tutto, mucche. Ma è probabile, dici te le mucche? Io non credo che le mucche siano il pesce. 20 è secondi, volta, dai, fan bonus. Ragazzi, comunque sono vegetariani. Ci dicono di giocarci il salmone. Giocatevi il salmone, per occhio, sono sempre avversari, sempre radio. Aia. Quindi non ti fidare. Secondo me se... tra salmone e trota otterrei salmone. E trota. Rifate la domanda, ok? Rifaccio la domanda veloce. La domanda è: quali pesci? Stefano, cercalo. Quali pesci sono preda dei castori? Ma non mangiano il legno, poi. Anche qualcuno ha scritto mangiano il legno, ma non è che lo mangiano, lo tagliano. Sai, la legna è un pesce, non lo sapevo. Erbivori, salmone, mucche. Bello. Ragazzi, allora andiamo per salmone. Fazza, io prenderei il salmone, dato che nessuno ci ha aiutato. Ci hanno lasciato indietro. Però io, se visto che c'è venuto scritto erbivori, farei anche la ricerca su erbivori. Ma non posso essere erbivori, perché... alla fine sono mangiano il legno.
Nelle cronache di Narnia non mangiano. La domanda è il pesce che mangiano. Non credo che ci sia trabocchetti in Trivial Pursuit. Se poi ci fosse... No, secondo me... Ragazzi, prendete una decisione. Qui continuano a sostenere la lingua. Salmone, io sono per salmone. Ma dici proprio pesce la domanda, quindi? Dice proprio pesce la domanda. Dice, quale pesce è preda dei castori? Nessuno. Salmone. Per me salmone. Salmone. Nessuno. No. Non può essere nessuno, non è meta. Salmone. Secondo me è nessuno. Decidetevi, una risposta. Salmone. Salmone. Non ci va il salmone di lì, lo peschi nel mare. Salmone. Salmone, non è vero, va, se mi sale i fiumi salmone. Salmone, fatta, salmone. Ragazzi, tre, una volta. Due. Salmone. Salmone, prendo il controllo. Salmone, la vostra risposta, eh? Sì. Se lo dice lui, per me è nessuno. Ragazzi, prendete una decisione, per favore. Salmone, 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 faccia, fila di salmone. Fagliele valere entrambe, entrambe, vai. Entrambe? Anch'io dico nessuno. E io dico nessuno, nessuno. Ragazzi, non lo mangio. Te sei erbivoro. Io sono allergico al pesce. Te sei vegetariano in quanto erbivoro, no? Sì, perfetto. Mangi salmoni? No. Se i castori sono erbivori, come fanno a mangiare i salmoni? Se te lo dico... Era un trabocchetto. La risposta esatta è... I castori non mangiano pesce. Te l'ho detto, te l'ho detto. A qualcuno ha detto che vuole valere entrambi, ricordiamocelo. Sì, quindi, Divex ha detto che vuole. Dagli la buona. Divex dice dagli la buona. Altre squadre? Siete d'accordo? Perché dagli la buona, dagli la buona. E quindi, signori, laurea in scienze... Laurea in scienze per i nerd. No, è il salmone, poi nel fiume, non ci va. Non so se gli altri... Il salmone, no, il salmone risale, no, risale i torrenti. Una volta l'anno poi lo mangia. Risale e diventa Gyarados. Bravo, bravo. Uomo di cultura, finalmente. E quindi si ritira sto dado. E quindi siete 2-2-0-0. Wow. Se fa 6... Zero. Se fa 6... Dibbe almeno il terzo dado. Posto. Ma in realtà se fa 6 no, dovrebbe fare 7 in realtà, ma non... 6, lo volevate, eccolo. Ecco. Da che lato andate? Potete andare anche al centro, in realtà. E scegliere l'argomento. E se poi... Andiamo al centro, faccia, ce lo giochiamo. Ah, ok. Cosa succede? Scegliamo noi l'argomento. Ah, ok. Vai. Allora, un attimo che vi levo il fan bonus. Che ne avete usufruito ampiamente. Bene. Al centro potete scegliervi l'argomento. Allora, io direi spettacolo no. No. Perché c'è Polaschi e perché ho visto il pianista l'altro giorno. Geografia no. E io direi o geografia. No, geografia no, ti prego. Geografia per lo show. Io andrei scienze o geografia per lo show, vedete voi. Visto l'abbonamento di prima, geografia, dai. Andata per geografia o scienze? Facciamo scienze, forse. Facciamo scienze, vi prego. Scienze. Perché andate. Voglio salvare Jack, però io sono più sicuro. Non sei un uomo di fede. Vabbè. Ora vediamo. Quale etologo austriaco è stato una seconda mamma per le anatre? Fatto, non ci dai i nomi. Cosa? Non ci dai. Ma no, è finita la domanda. Forza, la passiamo. È molto da quegli altri, cioè, non mi sembra. Non lo so, ti viene qualche nome austriaco? Io mi ricordo uno che faceva volare tipo col deltaplano e portava le papere dietro, li volavano dietro, ma chi si ricorda il nome? Cioè, l'ho visto su YouTube qualche millennio fa, boh. Com'è? No, l'enologo è quello del vino. Etologo dovrebbe essere Empoli, Torino, Otranto. Io ho capito. Io passerei, forza. Diamo una curata così si risparmia tempo. Un nome quasi austriaci. Che ne so degli austriaci? Oh, c'è un fisico austriaco, però non è un fisico. Direi no. Di origine. No, dai, faccia. Dell'elettromagnetismo, no, non è lui. Passiamo. Passiamola, dai. Non la sappiamo, ci arrendiamo. Non la sapete? La risposta esatta era Konrad Lorenz. Vedi, ma... Palese, proprio lui, cioè devo sapere. Però di fisica anche lui. Allora, ok,
Go ahead, boo. Allora, sono le 10:50, quindi decidiamo insieme, miei cari concorrenti, se fare un solo altro giro o altri due giri. Ditemi voi. Io direi one shot. Io uno solo. Ah, due? No, uno. Secondo me uno. Cioè, facciamone uno. Facciamone uguale, uno, bene, facciamone bene, uno e poi ci rivediamo sabato con il Lupus. Quindi spoiler chat, sabato si delira al Lupus e giocate anche voi. C'è un cioè avete un sistemino per giocare anche voi che ho studiato, ragazzi, preparatevi. Allora, quindi ultimo giro. Ultimo giro e iniziamo dalle commercialiste. Lancio il dado. Vorrei sapere se Lucre mi sente. Lucre, senti Elena? Elena sta parlando. Ha chiesto adesso se... Sì. Sta... Non la senti, eh? Guardate il volume su Discord. Ma, ma io vi sento tutti, veramente tutti, tranne... Lucre, fai una cosa, fai tasto destro sulla faccia di Elena. E guarda user se è tipo silenzia, user volume, se c'è silenzio premuto. Ma è al massimo. È al massimo. Boh, io non so che dire. Provo a abbassarlo e aumentarlo di nuovo. Vai, comunque vi faccio da messenger allora. No, incredibile, allora. Però cioè, tutto mi sento. Sì, è fantastica questa cosa. Vi tiro il dado. 3. Allora. Voi siete blu... E siete accanto allo sport. Ah, sì, avete... No, non ce l'hai il ritiro, Ale. Sì, ce l'hai il ritiro. Boh. Cioè, bisogna decidere se andare su sport o ritirare. Sì, ritiriamo. Avete già ritirato e avete fatto 6. Adesso potete andare su letteratura accanto a storia. Oppure potete andare su... a storia in mezzo verso geografia. O letteratura. Sì, va bene, va letteratura. Vi siete sentite ora? No. Dice Elena, no. Ma diciamo le stesse cose. Ma perché, poi non so leggere la. Ma perché te Elena Lucre la senti invece? Sì, però ti giuro che sto parlando prima di lei. No, no, ma è fantastico perché siete telepatetiche. È una cosa bellissima. Quindi ti ha detto. Ho detto letteratura. Va bene letteratura? Letteratura. Vai, letteratura. Okay. Letteratura. Di chi era figlio Pantagruel? Sì? Di chi era figlio Pantagruel? E le Gargunta, c'era qualcosa Paragunta? No, Garga, no, in cazzo. Allora, Lucre sta dicendo qualcosa tipo Gargonganga. Gargunt e Pantagruel, ce n'era tipo, non era... Boh, non mi ricordo. Ha detto una cosa Garagunta, tipo Gargunta, Lucre. Gargunta. Mi viene in mente qualcosa a lei. O scolastico, o storico, o di un insegnante, qualche cosa. Allora, sì, l'abbiamo fatto, te lo dico io, me lo ricordo anch'io. Ma qual è il riferimento? Dilli che professore. Il professore ti chiede Elena con che professore abbiamo fatto questa cosa. Con la Panicucci, mi sa. Con la Panicucci. Sì, buono. Cosa sta dicendo? Dove è andata a scuola? Che ce l'ho avuto anch'io il Danti e quest'altro l'ho già sentito la Panicucci. Aldini. Dilli che anche mi ricordo quella cosa vaga con la G. Si ricorda anche lei quella cosa vaga con la G. Quindi avete 20 secondi per tirarla fuori. Garagunt. Boh. No, allora, poi Lucre, non si Lucre ha detto Garagunt come ultima. Garagunt. Gargunta. Gargunta? Lo so. Boh, se gli viene in mente qualcosa di meglio, va bene. Vabbè, è tempo. Io non mi ricordo una G. È tempo, quindi diciamo l'ultima risposta è stata Gargunta. No, ragazzi, che mi piace di più. Cosa? Qual era quella di Lucre? Gargunta.
Ah, ok, allora va bene questo. Ragazzi, la risposta esatta è Gargantua. Da, che cazzo, cioè, abbiamo dato dai, Gargantua. Abbiamo dato buona agli altri. Abbiamo dato buona agli altri. Abbiamo la buona. Abbiamo la buona. Bene, bene. Mi piace che stasera siete tutti così generosi e non vi state scannando. Ma perché è la prima sera? Perché è la prima, vi conoscete poco, vedrai sabato va male. Quando scriveranno le gerarchie e i punteggi, poi non sarà più così. Quindi ritirati. Tanto domani vi distruggiamo. Domani sa proprio. Potete rifare domani letteratura oppure andare a scienze. Ah, Luke, non lo so. È uguale. Cioè, a cosa siamo più vicini? Dove ci conviene andare? Allora, state navigando attorno a storia. Se andate verso scienze, andate verso spettacolo. No, andiamo verso storia. Allora, quindi rifate letteratura? Sì. Poi dovete fare uno, sì, oppure se andate su scienze, se volete tornare lì dovete fare tre. Va bene, allora boh, decidi tele. Allora, vorrei dirvi soltanto che... l'ultimo messaggio di Leonora, mica siamo la nazionale cantanti, mi è stato bannato. Cioè, io non ho parole. Però, vabbè, andiamo avanti. Da sabato ci accoltelliamo. Allora, dicevo, quindi rifate letteratura, andate su scienze. Mi sono perso. Sì, dai, va bene, proviamo letteratura di nuovo. Rifate letteratura. Allora, letteratura. Che cos'è un refuso? Un refuso è qualcosa che ti ricordi vagamente. Che dici, Ele? È tipo un ricordo. Una cosa che ti viene... Allora, state dicendo entrambe qualcosa che si ricorda vagamente. Allora, aspetta, dobbiamo dire un sinonimo o un sinonimo? No, c'è una risposta esatta. Ecco. È una parola? Non è una parola. Allora, è una frase. È una frase. È un concetto. Definite il termine refuso. Io ho letto la cosa. Refuso. Se ci arrivate, ve lo do giusto. Allora. Ok. Luke, si prova con. O déjà vu o vago ricordo. Allora, Elena suggerisce déjà vu e vago ricordo. Déjà vu. Io direi vago ricordo. Vago ricordo, dice Lucre. È la vostra risposta definitiva? Sì. La risposta esatta è errore di stampa. No, ha ragione. È vero. È vero. Lo diceva per i ragazzi di InGinf. Lo diceva sempre Dini, perché le slide di Lopriore erano sempre tutte sbagliate ed erano piene di refusi. Esatto. È vero. Era il vostro ultimo turno. Era il vostro ultimo turno e vi fermate a due. Nuvolini. Vabbè, ragazzi. È il momento di. Ma vedrai. Ho sbagliato. Ok. Nuvolini. Tiro il dado. 3. Voi siete. Ah, potete andare alla laurea in storia. Vai, proviamoci, facciamo quest'ultima figura di merda. Laurea in storia. Questo è lo spirito. Allora, una cosa. Ivan chiede della sub. Per le sub è presto, ragazzi. È la seconda live che faccio, tra un pochino ce ne ragioniamo. Allora, ma vi giriamo l'Iban? Sì, sì, però. Se volete vi giriamo direttamente l'Iban. Se volete spendere i soldi. Tutto il resto. Per le sub... vediamo PayPal, insomma, non detto, è un problema. Sì, vabbè, se volete monto le donazioni, non ho fatto nulla, non mi sembrava il caso, ne metto, eh. Allora, la domanda è di storia. Chi disse veni, vidi, vici? Giulio Cesare. Laurea in storia. Vabbè. Sono male un po' di culo. Penso sia la domanda più facile insieme ad Alfa. Penso anch'io.
Sì, esatto. Che tra l'altro stanno venendo tutte, quasi tutte le lauree, queste domande facilissime. Sì, sì, quelle, allora, quelle più facili sono le lauree. Ma potete continuare la vostra remontata? Vai. Allora, sì, sì, c'è che l'ho visto che ti stava mandando i messaggi, l'ho sistemato. Pietro, allora, per favore, quando ti dato di dove si può andare, perché io sì, lo vedo piccolissimo. Ok, ok, ok. Sono tutto là. Avete fatto uno, quindi potete fare letteratura oppure letteratura. O letteratura. Allora, si può andare o verso sport o verso spettacolo. Andiamo verso sport, dici? Io direi. Vabbè, tanto vabbè, penso che ci si pianti qui, quindi... Sì, vai, penso anch'io, sport. Vai. La domanda di letteratura è in... No, l'avevo già presa. Quale drammaturgo statunitense si ispirava alla vita del profondo sud del suo paese? Divertitevi. Drammaturgo statunitense, io penso, boh, tu conosci nessuno. Sanno anche chi sia un drammaturgo. Allora, drammaturgo statunitense. Anzi, vedete, tiene in mente qualcuno, per me si può far festa. Ma io penso, ti giuro che non, non conosco nessun drammaturgo americano, quindi... Ma drammaturgo cosa vuol dire? Cioè, è uno che scrive drammi, quindi... Ma li scrive o è uno che ha detto? Che li scrive, che li scrive, che scrive drammi per il teatro o per l'opera, però io ti giuro non conosco nessuno. Ah, vai, non c'è nemmeno il bonus, quindi... No, se avete pure 30 secondi rimasti, non per mettervi fretta, eh. Guarda, farò un nome americano, dai. Quentin Tarantino, vai. Un omaggio al grande maestro. Vai. Tennessee Williams. Sì, dai. Oh, l'ho detto. Va bene. Siamo sì. Sì, sì, ho detto sì, sparare un nome americano, ho detto Williams. Te lo giuro, ma davvero? No, però non è, ce l'ho sparato a casa, te lo giuro. Non ci avevo nemmeno sentito. Scusate, ma mi sento di leggere un commento. Sentito. Scusate, ma Pietro, no, dovresti leggere l'ultimo commento che abbiamo ricevuto. Tutti chiedono chi è il drammaturgo, ma nessuno chiede come sta il drammaturgo. Povero drammaturgo. Allora, grazie, sì. Grazie. Allora, vabbè, andiamo... Dai, almeno abbiamo preso un triangolino, è andata bene. Sì, grazie a... Grazie ai Nuvolini che hanno finito la loro partita per stasera. Ma aspettate, commento MVP, sì, sì. È arrivato il momento dei podcaster che giocano per la laurea della bandiera. Vi tiro il dado. Andiamo a vincere, andiamo a vincere. Due. Dai, ma qui è al limite però il dado, Quindi potete andare a geografia laurea o a lettura. No, voi siete rosa, potete andare a scienze oppure a spettacolo. Scienze. Scienze sul cerchio o scienze all'interno? Oddio. Ma perché non vedo. Non vedo. Allora, metti una manina. Metti una manina. Metto per la manina, me, metto oddio la manina. Voi siete... Sì. E si può andare a sinistra. No, due, boh, è uguale. Verso il centro. Verso il centro? Che dici, Dibe? Se no, indicami, scusami, Pietro. Siete qua. O lì. O il verde su o il verde davanti. Ah, no, io rimarrei nell'anello grande. Perché è più vicino ai ritiradato e le lauree. Va bene, dai, va bene. Penso. Onesto. Tanto ci esce sempre uno o due. Capito, quindi. Ora ci esce. Qual è il serpente più lungo? Calma. Allora, cioè, possiamo di botto il pitone.
Allora, il cobra non è un serpente. Il cobra non è un serpente. No, c'è il pitone, poi c'è il boa. Bella biscia, non è lunga. Il boa. Ma è che faceva la canzone da piccini? Ma quale? Ci sono due coccodrilli da... mango tango? Ci sono due coccodrilli, no, no. Reale? No, che si avvolge lentamente, buono. Ma è... vai per il pitone. È per me il pitone, il pitone. Andate per il pitone? Vai per il pitone, vai. Risposta sì. Esatta. Tanto ormai è tutto... No, meno bello. Io. La merla da fonda. Devo sapere. Infatti. Cosa? L'anaconda. No, la risposta qui mi dà il pitone. All'epoca il pitone era più lungo dell'anaconda. Oh. Non l'hanno scoperto qui... l'anaconda ancora. Vedo, da quanto qua c'è ne... stanno le risposte anche nostre? I negazionisti. I negazionisti ci abbiamo. Sono i negazionisti. Ho tirato uno, quindi siete... Ho tirato uno, fermi tutti. Attenzione, si può andare in laurea. Potete, oh, fare... Gesù, potete laurearvi in sport. Proviamo a dire... Oh. Walter, Walter, devi sport, far fluire non altro. Sport e tempo libero. No, ma allora, forse la sapete. Forse la sapete. Non lo so. Dai, non c'entra nulla con no, sport. Forse la sapete, non lo so. Subito, vai a posto. Allora, quarto posto, vai. Ti direi, Walter, quarto fai potere. Fluire tutto il VAR che c'è in te. Ma sì, mi sa che non sì, ma il VAR. In quale film vai. Alain Delon è un pugile? Ovviamente non c'è una risposta multipla. Ovviamente. Ma che domanda. Non è pugile. Non è Rocky. È un pugile. Non è Rocky. Non è Rocky. Quindi un film vecchio. Naturalmente. Non l'ho ancora fatto. Allora, film sulla box... Ce n'è tanti, ma non tantissimi. E facciamo anche box, capito? Ah, quindi non questo può aiutare, perché magari a vedere i film sulla box qualcosa ti è rimasto. Ridimmi un po' l'attore. Alain Delon. Ma forse ricordo, qualcosa che si è visto con l'Ambrosini, ricordo, sai? Ma io mi ricordo... mi ricordo al massimo i nomi dei pugili. Ma tipo? 30 secondi. Mike Tyson. No, tipo... Aspetta, ma non c'era... Com'era? Non lo so, c'è la famiglia Rocco, ma non so come si chiama. Lui, proprio di preciso. È il nome del film, eh? Non il nome del pugile. Lo so, è il nome del film, lo so. Io so, mi ricordo che c'è questo Rocco qui, con la sua famigliola, ma non so il nome del film. Quindi vai per Rocco. Fatevi venire. Se c'è buona, ce l'ha. Se è parte del... Rocco e i suoi fratelli. Dai, c'era. Ragazzi? Ragazzi, Rocco e i suoi fratelli, cioè... Gliela diamo, gliela diamo sta incominciando laurea. A farsi sentire il sangue di guerra. Ma diamo, signori, gliela diamo questa laurea. È più laurea questa che il legno del castorio. Io comunque avevo detto Rocco e la sua famiglia, quindi ci siamo, i fratelli sono famiglia. Orsù, dai, diamola, la chat è per la laurea, quindi direi anche che se la merita. Dai, hanno risposto a 87 domande, poveracci. Grazie. Grazie. Ora si può ritirare. E ora potete ora si può ritirare. Sì, sì, vi metto la laurea anche in grafica. Fai il prossimo uno. E qui facciamo la rimontata. No, ma carina, la chat ci vuole bene. La chat... Che dice? Sono partiti i cori in chat. Allora, grazie Ambrosini. Ritiriamo. Grazie Ambrosini. Raga, seguite Ambrosini. Due. No, questo è tarocco, io non vedo il dado. Due si può ritirare. C'è può ritirare, no? C'è che diciamo che scrivere chi non salta un pisano è in una chat di una live di Fisa rischi di essere espulso dal torneo. Ops. Potete ritirare.
ritirare, sì, potete ritirare, scegliete da che lato. Verso geografia o verso storia? Verso geografia o storia? Geografia mi garbavano, sono belle Sam. Rischi. Vai, andiamo di... Andiamo da quella. Dai, proviamo verso geografia. Verso? Dai, verso, verso geografia. 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 3, ritiro! Sì. Vai, ritiro. Ritira... Che si fa? Verso sport o in avanti? Aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, almeno 5. Allora, ritiro è uscito 5. Mi senti? Sei ritirato? Bene. Potete riandare alla laurea di... Potete riandare alla laurea in sport, se volete. Oh, proviamola, eh. Vai, 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 buttala. Cosa? L'avete già presa? Ah, non si può fare... Cioè, potete tornare, ma non ne prendete un'altra. Beh, allora, ragazzi, cosa ci ritorno? Ragazzi, in chat... Calma con la diatriba Pisa-Livorno. Calma, ok? Calma. Allora andiamo verso, non so, non so dove dov'è l'altro. Potete andare in giù verso geografia. Me lo indichi? E siete su scienze. Scienze è brutta. Scienze o scienze, quindi? No, o scienze o sport. Ah. Io sono più per scienze, forse, sai? Però allora, dai, proviamo scienze. Dai, dai, no, no, no. Non voglio... Sempre fatto il 25 aprile che dico che è meglio del Dini. Molto meglio del Dini. Sottoscrivo. Diamoci una calmata. Vedereste. Ma, paroloni. Molto, molto. Anche il Dante doveva rimanere il 25 aprile. Allora, sì, stasera. Boni, con i Livorno Pisa. Come si chiama il punto del cielo sulla verticale dell'osservatore lungo una retta passante per il centro della Terra? La rileggo perché non l'ho capita nemmeno io, tranquilli. Mi hai laggato di brutto. Allora, ve la rileggo. Ale Bassi. Allora, come si chiama il punto del cielo sulla verticale dell'osservatore lungo una retta passante per il centro della Terra? Siete autorizzati a farvi il disegnino. Punto del cielo. Nello zenith, così a ghiaccio. è l'unica parola che so... Che si incastra legata, legata al cielo. Secondo me lo zenith ci sta. Me la rileggi un'altra volta, Pietro, scusa. Con piacere. Piano, piano. Come si chiama il punto piano del cielo sulla verticale dell'osservatore lungo una retta passante per il centro della Terra? Siamo mutoliti anche punto del cielo, lo zenith. Rispondete lo zenith. Proviamo. Tanto. La risposta esatta è il nadir. Dillo che eravate indecisi tra questi due. Cosa? Guarda, ce l'avevo proprio... Ma Nadir, ma sarà qualche nome... No. Antico, sarà qualche nome antico che poi, ora moderno, sarà Zenith. Diventato Zenith. Controlla, come l'American Scuff. Sì, vabbè. Ora controllo, ora... Ora scrivo tutta la definizione, faccio prima... Scusa, lo Zenith cos'è allora? Viene Nadir... Intersezione della verticale passante per il punto di osservazione orientata verso il cielo, è giusto? No, ho cercato già su Google, ho cercato Nadir e Nadir è opposto di Zenith. Cioè è la parte opposta. Ho capito, però allora, la risposta esatta la risposta esatta è Nadir, però. Io ho capito l'opposto. Che palle, però, dai. Sentetela. Ragazzi, grazie di Nadir. Nadir era, tra l'altro, Nadir era lo spaccino di fiducia dello zii. Ma è arrivato il momento dei nerd per chiudere questa serata. Ultimi ma non ultimi. Ultimi ma non ultimi, perché se fate una storia, se fate una buona studia, no. Su Instagram. Nerd, vi tiro il dado. Fai sei, bravo. 4. Fai sei. No. Dove siete arancioni?
Ok, sì, siamo in mezzo. Scegliete dove andare. Il giallo non si è ancora preso. Fazza, si fa geografia, ci si fila su di te e poi si va sul giallo, si spera? Va bene, dai. Giallo che cosa più? Giallo è storia, quindi vado okay. verso geografia. Geografia per andare verso storia. Sì. Sì. Vai. Dai. Sì, sì, così le ultime 19 persone rimaste si fanno un po' ridere. Dai. Almeno facciamo show. Ragazzi, c'è Fai. Geografia e c'è il check. Preparatevi. Io aspetto a rispondere prima che risponda il check e poi... Che gentile, grazie. Allora. Dai, semplice. Finale epico con geografia. Il finale epico con geografia. Qual era il primo nome dell'Australia? C'è che, dai. Te la sai, Fazio? Ho un dubbio, però... Allora, dimmi quando l'hanno scoperta l'Australia? Non era l'India, era l'America che l'hanno confusa per l'India. Quindi non dovrebbe essere l'India. Non no, l'India è sempre stata India. Mi è sparita roba. Quindi... No, il periodo dovrebbe essere lo stesso. Cioè, quando si sapeva dell'India, si sapeva anche dell'Australia. A occhio l'avranno scoperta gli orientali, diciamo. Quindi potrebbe essere un nome strano. No, io pensavo più a il momento tipo Pangea, queste cose qua. Non credo. Cioè, l'Australia non so quant'è che sia stata scoperta. Penso relativamente poco rispetto al continente europeo. Avete ecco, anche dico. 35 secondi per decidervi. Che bello. Fazza, dimmi la tua. Io pensavo a qualcosa con la Pangea, però stavo pensando. Ma non mi ricordo i nomi. Mi ricordo la mappina. Continente australe mi viene in mente a me, ma non ci incasta neanche un cazzo, che poi mi spero tra parentesi nemmeno continente. L'abbiamo già usato, aiuto. Grazie Ele. Quindi... Ele vi abbandona tifando i podcaster e io vi dico tempo e la risposta esatta, dite la risposta voi e poi Fazza, dai, dimmi una Fazza. Babbo Natale. Perfetto, appunto, allora la risposta fare. Esatta non c'era mai andati vicini nemmeno un po' è Nuova Olanda e con Cecche Geography si chiude qui la serata di Trivial Pursuit. È arrivato il momento di aggiornare tutti insieme la classifica. Che bello. Che sei stato in realtà. Almeno uno. Giulio Cesare c'ha sempre. Come i dadi. Come non erano sempre. Non erano quattro. Olè. Yeah. Tutti insieme. Allora, leviamo il tabellones. Leggi un attimo Discord. Discord lo leggo dopo, ragazzi. Ora c'ho troppe cose. Okay. Allora. Va benissimo. Abbiamo perso Lucre nel frattempo. Peccato che è lì che carica. È andato via Miche? Vabbè. Miche sì, gli ha sparito la connessione. Ok. Allora, ragazzi, vi ringrazio per essere anche a Lucre. Ma erano insieme, probabilmente. Vi ringrazio per essere stati fino a quest'ora con me, di aver fatto parte di questa live. Grazie ai ragazzi che hanno partecipato e che parteciperanno per altre 3 puntate a questa pazzia assoluta per Twitch Italia.
ringrazio voi che siete rimasti, siete in 20, che siete rimasti per 2 ore a guardare prima roba che si sconnetteva e non andava niente, e poi che siete rimasti ad ascoltare il Cecchia che parlava di geografia. Ragazzi, non è stata una serata facile, io vi ringrazio di cuore perché io mi sono divertito come un matto. Voi ragazzi? Bellissimo, sì, bellissimo. Tantissimo, sì, molto bello. A parte lo Zenit. Sì. Ho poi notato Zenit è rimasto... Quindi non mi resta che augurarvi una buona serata. È sempre un piacere. Pietro, io direi di geografia. Pietro, io direi di fare, dato che c'è il pubblico, di ricordare anche il progetto di Tech Echo. Allora, sì, ci sono due cose. Una è perché prossima settimana allora, ci sarà. Una è grossa. Prossima settimana, tra domenica e lunedì, non si sa ancora quando, uscirà la nuova puntata di Tech.Eco, stagione 2, episodio 2, e Walter ha spolpato come un riccio la Xbox Serie X. Quindi... Ci saranno poi anche audio di persone che hanno testato sia la PlayStation 5 che la Serie S. Quindi avremo... Ci ha svappato sopra. Poi ci ha messo la pallina di ping pong sopra. Ci ha messo la pallina di ping pong, cosa importantissima. E poi abbiamo, questo è l'annuncio in anteprima, forse non è ancora sicuro, però ci troveremo qui martedì sera attorno alle 10, molto probabilmente, per fare molto chill la seconda puntata delle radiocronache del martedì tecnologico di Tech.Eco. Questa volta, signore e signori, faremo la radiocronaca dei Game Awards 2020. Con Animal Crossing, che Dibex ci fa vedere, con Animal Crossing candidato al gioco dell'anno, e noi che chiaramente saremo stra di parte. Vincerà, lo so. Questi lo so, sono vincerà. Gli annunci, ma il grande appuntamento chiaramente rimane quello di sabato prossimo, cioè fra 3 giorni, ovvero la seconda manche della Table Game Championship, e si gioca a Lupus in Fabula. E chat, a questo giro il fan bonus è che voi giocate, siete un personaggio. Vi spiegherò tutto sabato, o comunque in generale con le storie su Instagram durante questi giorni. Non potete mancare. Grazie ancora per essere stati qua più di 2 ore. Grazie davvero, ci vediamo sabato e ci vediamo nei prossimi giorni con tutte le cose. Grazie ancora a Walter, Lorenzo, Andrea, Elena, Francesco, Edoardo, Lucrezia e Michele, che hanno fatto parte di questa prima e delle prossime 3 puntate. Ragazzi, ci vediamo sabato, grazie mille, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao raga. Ciao. Ciao raga. È chiuso?